Ciao Sweet Family! Dopo averlo tanto cercato, finalmente sono riuscito a mettere le mani sul fantasticherrimo uovo di Pasqua della Sabri! Ma prima di cominciare a scoprire quello che si nasconde all'interno, ma soprattutto se abbiamo vinto un giorno insieme a lei, vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica sigla! Family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super cavolinissimo video. Ebbene sì, perché oggi, come avrete ben capito, andiamo ad aprire e a scoprire soprattutto la sorpresa che si nasconde all'interno dell'uovo di Pasqua della Sabri, bah, i dolci preziosi, che quando ho scoperto che faceva l'uovo di Pasqua io sono impazzito, ho detto oh my god, cioè veramente ero curiosissimo di scoprire che gadget si trovano all'interno. Poi è stato svelato l'arcano e la cosa mi piace un sacco, però comunque bando alle ciance, perché prima di cominciare devo fare un appello alle fan della Sabri, coloro che ovviamente, come hanno fatto anche sotto l'album delle figurine, hanno messo dislike. Io mi chiedo, perché mettere dislike? Se anch'io sto, apprezzo tantissimo una persona che, un personaggio comunque di YouTube che seguite, cioè lo trovo senza senso, cioè ragazzi, piuttosto mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Io non porterò i contenuti della Sabri, però comunque in questo periodo un po' così, un po' balzoso, un po' cupo, un po' triste, così vi porto compagnia anch'io. E niente, raga, poi vabbè, per i soliti di sempre, per i miei fans e quelli nuovi, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un bel like e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Sweet Family, ovviamente iscrivetevi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok. Ed è bene appunto che su Instagram, se siete dei follower un po' curiosoni, seguitemi perché troverete anche le foto con il mio ragazzo, che poverino purtroppo sta vivendo questo incubo del virus ed è bloccato a casa con dei sintomi, cioè veramente sta malissimo, sono preoccupatissimo, tutte le ore cerco di tenermi aggiornato su tutti i suoi sintomi. Sembrerebbe che più andiamo avanti con i giorni sta meglio, però vabbè, non incrociamo le dita, cioè incrociamo le dita, si sta sbagliando, che finisca tutto per il meglio, perché sinceramente che me lo porti in ospedale anche no, perché dobbiamo andare in vacanza quest'estate, sì, perché dobbiamo prenotare 20 giorni in Spagna e dobbiamo andarci per forza. Comunque volevo sapere un po' come va da voi, fatemi sapere giù tutto nei commenti, fatemi sapere che uovo di Pasqua andrete ad aprire, anche se purtroppo non festeggeremo Pasqua. Fatemi sapere, ah, fatemi anche sapere se volete, così una cosa un po' simpatica, un tutorial un po' divertente su come personalizzare le mascherine. Ovviamente utilizzerò mascherine che ho già utilizzato e quindi ecco, come sempre un'altra ambulanza. Oggi tipo sarà la quarta che passa tra le campane dei morti e tutto il resto. Oh my god, non ne usciamo più. Cioè, sembrava stata una domenica tranquilla, eccetera, invece adesso è lunedì mattina e l'incubo più totale. Vabbè, comunque, bando alle ciance e io ho già pronto il mio scofanazzo qua per metterci dentro tutto il cioccolato che sto aprendo e voi mi direte, ma cosa te ne fai, Swill? Non lo mangerai mica tutto? No, ragazzi, le emorroidi cerco di non farmele venire proprio in questo momento, anche perché avrei bisogno di dentista in questi giorni, ma non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta, sono nella cacca più totale. Così detto proprio palese palese. E comunque tutto il cioccolato che sto andando ad aprire in questi giorni lo metto qui all'interno. E poi qualche giorno prima di Pasqua faccio un po' di torte, un po' di muffin, faccio una torta pera e cioccolato che è fantastica, ma anche la mia torta classica al cioccolato, cioè io adoro. E quindi cominciamo perché vi sto già stufando. Dunque, questo qua è l'uovo di Pasqua della Sabri. Come già sapete, vinci un giorno con la Sabri, incrociamo le dita perché veramente se lo vinco sarei la persona più felice del mondo. Trova il braccialetto, ovviamente vinci, e all'interno subito per te i calzini spaiati, perché la Sabri ha questo vizio di avere tutti i calzini spaiati. È una persona un po' strana, però io la adoro per quello. È distribuito da Dolci Preziosi.
E non costa poco, perché non costa pochissimo. Il formato è abbastanza grande, però costa, almeno io l'ho pagato su, ah ecco, anche quella dell'uovo di Pasqua. Non esco per le uova di Pasqua, le ordino nella spesa a domicilio, quindi oltre alla spesa che faccio di cose essenziali, poi ci aggiungo qualche cosina, insomma, se no, cioè sarebbe la morte più totale. E ho ordinato questa volta questo della Sabri e... costato 10,90€, quasi 11€, quindi non costa pochissimo. Speriamo che comunque questi calzini ne valgano la pena. Andiamo ad aprirlo. Vediamo. Ah, qua c'è dietro anche la valigetta del concorso. Dal 24/2 al 30/4, ovvero al 30 aprile, con estrazione finale entro il 30 maggio del 2020. Ok. Apertura con il... con il cosino qua. Ho visto che la Dolce Preziosi ha buttato fuori anche l'uovo di Pasqua della loro surprise. Non so se vi può interessare. Ok, raga. No, vabbè, ma guardate. Adoro. Cioè, adesso vi faccio vedere anche... Appoggiamolo qua. Non è tanto igienico, ma sono a casa mia. Allora, innanzitutto guardate la carta fuori. Bellissima! E ci fa dedurre che è stata tutta interamente disegnata proprio dalla Sabri. E c'è una Sabri in versione conigliosa, guardate, eccola qua, una Sabri in versione coniglietta molto pasquale con tutte le uova eccetera. Ottimo. Qui questo è l'uovo che oltretutto è già mezzo rotto, perfetto. Ovviamente, oh my god, adesso vi faccio vedere tutto. Comunque, questo qua è l'uovo di Pasqua, avete già capito che non ho vinto l'incontro con la Sabri. E assaggiamo, anche se è mezzogiorno. A me l'uovo della Dolci Preziosi non è che faccia proprio impazzire, è un po' amarognolo. Comunque, questo qua è il famoso biglietto dove vinci la giornata con la Sabri. E c'è scritto, ve lo apro, è una cosa molto semplice, però possiamo tenerlo perché si può sempre partecipare all'estrazione. Per partecipare consultare, vabbè, il regolamento integrale disponibile sul sito Dolci Preziosi. Perfetto, andremo magari a vedere sul sito come funziona e chissà, magari dopo che sarà andato tutto bene andrà tutto bene anche a incontrare la Sabri. E queste qua sono proprio le calzine. Adoro, c'è dentro del leopardo, è proprio my style. No vabbè, ma una sorpresa così è top, eh? È un po' come top, come la Sabri. Ok, queste qua sono le calzine della Sabri. Dire che sono belle è poco, cioè sono bellissime. No raga, ma poi questo azzurro leopardato, cioè io adoro. Ovviamente hanno la... comunque sono bellissime, io le adoro. Cioè hanno tipo quattro colori diversi e quest'estate sono perfette per fare un po' l'alternativo. Cioè, adesso le fotografo, gliele mando in privato alla Sabri, chissà se mi risponde. Solitamente risponde un po' a tutti e a me risponde, mi ha mandato anche un vocale tipo qualche mese fa, quindi adoro. Io adesso provo a mandargliela alla Sabri in privato, vediamo se mi risponde, se... Io le voglio mettere troppo, sono bellissime, no raga? Cioè, ci rallegreranno questi giorni di quarantena. Comunque raga, questo qua era il contenuto dell'uovo della Sabri. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi abbia tenuto compagnia, perché se è successo così, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Sweet Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio swirloso a tutti, vi auguro veramente buona fortuna, buona quarantena a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video! E mi sa che questi calzini qua non li userò mai, ma li terrò come un oracolo. No, non puzzano, profumano di buono. Ciao, Sweet Family!